Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Catena Fiorello Galeano, che stamattina ha introdotto, per così dire, granita e baguette, ma in un modo tutto particolare, come siamo abituati a vedere, no, sui social. Ti do subito la parola, Catena. Ma allora, il mio modo particolare, come l'hai chiamato tu, perché in effetti sì, è, diciamo, un po'... quest'anno diverso dalla solita presentazione, sai perché? E così lo spiego anche a chi ci guarda in questo video. Reputo che ci siano libri che dovremmo introdurre al pubblico in una certa maniera, ovvero raccontandoli, facendo la classica presentazione. Poi ci sono libri che parlano, diciamo, di sé già da soli, loro. Allora, faccio un esempio, Granita e Baguette. Granita e Baguette fa parte di una saga di 5 libri e questo è il terzo, quindi ne mancano altri 2. Le signore di Montepepe. Ed è la saga delle signore di Montepepe. Questi romanzi, proprio me l'hanno detto loro, io ci parlo con loro, con i 3 libri, parlo di loro, loro mi dicono, io sento cosa... E loro mi hanno detto, senti Catena, non ci presentare con la solita forma classica, pubblico seduto da una parte e tu dall'altra, piuttosto di al tuo pubblico, sentite, è una saga che ha voglia di essere scoperta da voi direttamente. Tanto sapete che la saga parla di queste 5 signore rosticcere, che ne combinano di tutti i colori, che lottano anche contro il male, uno in particolare della società, che è quello del pizzo, perché loro non lo pagano, ma in questo Montepepe la vita è molto dolce, però, nel senso che accadono cose carine, innamoramenti, tradimenti, e il loro divenire donne che anche imprenditrici di grande successo, partendo da situazioni proprio molto modeste, addirittura qualcuna di loro era proprio disagiata, nel senso che non trovava un lavoro in pianta stabile, che doveva fare sempre questi, inviare curriculum di qua e di là, ma alla fine niente, tipo Sarina. E io racconto un po', è un escamotage per raccontare la vita di tante donne, perché poi loro hanno diverse età, dai 58 ai 34, quindi è un modo per raccontare la vita delle donne dei piccoli centri in Italia, perché non è che l'Italia è fatta solo di grandi città, Roma, Milano, Bologna, Firenze, anzi la maggior parte sono appunto soprattutto paesini, ma proprio anche microscopici a volte, come Montepepe, io ne conosco tanti in Sicilia, e quindi che me devo dire di più? Soltanto c'è una cosa da dire. Va, aspetta in libreria, accattatevillo. In questa terra ci sta bene dire accattatevillo. Assolutamente, aggiungo che è anche molto bello il fatto che queste 5 donne così diverse, di età diverse, riescono ad avere tra di loro un rapporto davvero complice, e quindi anche un modo per dimostrare attraverso anche gli scritti che questo è possibile, perché ci passano sempre, ancora adesso sentiamo sempre le solite cose, che le donne non riescono ad andare d'accordo. Invece in questo libro che io ho letto e mi è piaciuto mi è piaciuto moltissimo, è un libro diciamo leggero, ma una leggerezza profonda, profonda, è ricercata questa leggerezza, voluta, studiata, perché poi è tanto più complicato scrivere in una maniera appunto proprio lineare, sì, senza diventare sciatti o banali. Invece assolutamente cerco proprio, è una ricerca linguistica per me importante, perché il mio desiderio è quello di dare al mio pubblico sempre qualcosa di raffinato e ricco. Cioè, il mio lettore, la mia lettrice, leggendo, spero si accorgano di questa ricerca e cura anche nella ricerca vera e propria delle parole. Ed è, che ne so, i verbi, cercare quello adatto che faccia equilibrio nella frase. E non ultimo ci tengo a dire questo, tu hai parlato di questa solidarietà sulla quale a volte ci sono tanti di quei luoghi comuni. Le mie signore di Montepepe non sono solo amiche, sono una famiglia. Cioè, in il sentimento e il legame dell'amicizia fra queste 5 donne crea una famiglia, che è una famiglia alternativa da quella con i legami di sangue, altresì importante. Quindi ci sono tanti tipi di famiglie. Le signore di Montepepe creano proprio la famiglia dell'amicizia, con amicizia, e l'amicizia è un legame nobile, diamogli la giusta importanza. Grazie. Ciao. Catena.